Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni. Buon pomeriggio, Carlo, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio e buongiorno a tutti. Dunque, io vorrei partire da un punto estremamente interessante a mio avviso, poi torneremo anche sugli ultimi aggiornamenti, però il punto net zero è molto importante perché abbiamo sentito tantissimi commenti, altrettante critiche, ovviamente il target della maggior parte dei paesi è metà secolo, stiamo parlando del net zero, ovvero la piena decarbonizzazione e il 2050. Abbiamo visto l'India dare un target molto plausibile secondo loro del 2070 e la Russia e la Cina del 2060 per quanto concerne il loro processo di decarbonizzazione. Volevo capire se le critiche ricevute da parte anche di Justin Trudeau, se vogliamo dire Boris Johnson, il presidente degli Stati Uniti, a livello di timing sono giustificate o meno, e allora ha senso questo sforzo così importante da parte dell'Unione Europea e gli Stati Uniti se gli altri paesi non riescono a farcela? Ah, è chiaro che quando siamo di fronte a un negoziato come questo, siamo di fronte a un gioco che è un tentativo continuo di trovare un nuovo equilibrio e contemporaneamente lo sforzo da parte di ogni delegazione di ottenere condizioni più favorevoli per sé e meno favorevoli per gli altri. Quindi che ci sia un po' di tiramolla, un po' di tiro alla fune è fisiologico. Che ci sia, come ha detto Greta, tanto bla 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 è altrettanto fisiologico. Anzi, per certi versi, è proprio col bla 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 che si costruiscono gli accordi, i compromessi e quindi i passi concreti. Ora, all'interno di questo contesto in cui la comunità globale ha deciso che bisogna ridurre drasticamente le emissioni entro metà secolo, è evidente che da un lato i paesi più ricchi, che sono anche quelli che storicamente hanno emesso di più, devono avere dei target più stringenti, sono anche quelli che possono permetterselo, che hanno le risorse tecnologiche, umane, finanziarie, eccetera. E è ugualmente vero però che gran parte delle emissioni future non arriveranno dai paesi ricchi, Europa, Stati Uniti, eccetera, arriveranno in gran parte dal mondo emergente, Cina, India e così via. E quindi bisogna cercare di conciliare queste due cose. Come si conciliano? Intanto tenendo presente che ogni paese o ogni regione è una cosa diversa. L'Europa non è gli Stati Uniti, siamo entrambi grandi emettitori, ma un europeo ha emissioni inferiori alla metà rispetto a un americano. Allo stesso modo Cina e India non sono la stessa cosa. I cinesi oggi sono più degli indiani in numero assoluto, ma saranno di meno nel futuro, e soprattutto i cinesi hanno emissioni molto più alte degli indiani. E devo dire, da questo punto di vista, che io ho trovato abbastanza di cattivo gusto le prese di distanza anche sui giornali, anche da parte di studiosi, nei confronti del target indiano della neutralità carbonica al 2070, quando noi ce l'abbiamo al 2050 e la Cina si è autoassegnata un obiettivo al 2060. Non dimentichiamoci che un cittadino indiano medio emette emissioni pari a inferiori a un terzo dell'europeo medio e ha un PIL pro capite pari a un settimo del nostro. È chiaro che l'indiano, che emette molto meno, ha storicamente prodotto molto meno emissioni e ha molto meno benessere rispetto a noi. Ci dice: intanto andate avanti voi, perché io devo pensare anzitutto a sopravvivere. E quindi da questo punto di vista è logico che gli obiettivi per l'India siano spostati avanti nel tempo e siano meno stringenti rispetto agli obiettivi che riguardano l'Europa, gli Stati Uniti, ma anche la stessa Cina. È altrettanto ovvio però che questo non significa un lascia passare per fare qualunque cosa, significa che l'India deve avere il suo legittimo percorso di crescita, nel quale anche l'ambiente dovrà essere un elemento di cui tener conto, più di quanto non ne abbiamo tenuto conto noi nel passato, perché forse non si poteva fare altrimenti, ma oggi il mondo è diverso, la consapevolezza è diversa e anche le tecnologie disponibili sono diverse. Assolutamente sì, mi sono permessa appunto di mostrare in diretta il grafico appunto dalla tua pagina Twitter, dove stavi appunto dicendo che queste sono le emissioni CO2 pro capita. Ci tenevo specificare per i nostri telespettatori: e l'India all'ultimo posto, il primo ovviamente Stati Uniti, Cina, l'Unione Europea, tutti i U27, non soltanto l'Eurozona,
zona, volevo sottolineare. Poi il mondo e alla fine abbiamo l'India che, appunto come stavi facendo vedere tu, un indiano emette oggi meno della metà della media globale, meno di un terzo di un europeo o di un cinese, un ottavo di un americano e così via. Volevo capire a questo punto, per quanto concerne la Russia, per esempio, che ha dato anche lei un target ben oltre il target dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e così via, anche lì possiamo dire che è una decisione giustificata o meno? Perché il processo dell'industrializzazione è iniziato ben prima, ovviamente, in Russia rispetto che all'India. No, io credo che il caso della Russia sia molto diverso, in parte per la ragione che hai ricordato, cioè appunto un paese industriale da molto tempo, mentre l'India è un paese che il suo percorso di crescita deve ancora in gran parte costruirselo. In più la Russia deriva, mentre le emissioni future indiane sono emissioni sottese allo sforzo di crescere e letteralmente di dar da mangiare a 1 miliardo di persone, nel caso della Russia gran parte delle emissioni sono emissioni legate al settore degli idrocarburi, all'estrazione e all'utilizzo di petrolio e gas, che è caratterizzato da tecnologie estremamente inefficienti, da grandi perdite, per esempio, di metano, le cosiddette emissioni fuggitive durante le fasi di estrazione e di trasporto nei tubi e così via. Quindi chiedere alla Russia di tagliare le sue emissioni non vuol dire chiederle di rinunciare al proprio sviluppo, a cui la Russia, come ogni altro, ha ovviamente diritto. Significa chiedere alla Russia, e attraverso la Russia anche alle compagnie occidentali che lavorano in Russia o che sono clienti del gas russo, di dare il proprio contributo a far funzionare meglio essenzialmente il settore degli idrocarburi, che è importantissimo nell'economia russa, è importantissimo per il resto del mondo, in particolare per l'Europa, ma che è anche caratterizzato da enormi inefficienze. E su questa cosa, se mi fai fare ancora un passo indietro, tornare al tema di prima, se mostri ancora il grafico sulle emissioni pro capite, un dato interessante è che le emissioni pro capite in Cina sono sostanzialmente uguali, anzi leggermente superiori a quelle europee, ma il PIL pro capite cinese è meno della metà del PIL pro capite europeo. Questo cosa ci dice? Ci dice che la Cina, non ai livelli della Russia, ma in maniera simile alla Russia, fa un uso molto inefficiente dell'energia che consuma. Perché? Perché per produrre un'unità di PIL, diciamo $1000 di reddito, consuma molta più energia e rilascia molte più emissioni rispetto a un europeo e probabilmente addirittura rispetto anche a un americano. E quindi lo sforzo che si chiede alla Cina, alla Russia e in modo diverso, per le ragioni che ho detto, all'India, è fondamentalmente non la rinuncia alla crescita, ma il tentativo di crescere facendo un utilizzo più efficiente dell'energia e con una maggiore attenzione agli impatti ambientali, che è esattamente quello che stiamo facendo noi, con la differenza che mentre ai paesi che hanno il pro capite più basso e che quindi hanno esigenze differenti si chiede continua a crescere e accettiamo che anche le tue emissioni per un certo periodo continuino ad aumentare, ma cerca di rallentare la velocità con cui crescono e magari cominciare a guardare un po' più in là per, come dire, individuare un momento oltre il quale cominceranno a scendere, da qui il pledge alla neutralità carbonica al 2060 in Cina, al 2070 in India, in Europa e negli Stati Uniti la missione che ci diamo è completamente diversa, non è più facciamo rallentare il tasso di crescita delle emissioni, anzi le emissioni da noi stanno scendendo ormai da diversi anni, e acceleriamo il tasso con cui scendono. Sono due obiettivi diversi che riflettono la differenza dei paesi, delle strutture economiche e delle responsabilità storiche che ciascuno di noi ha. E una domanda proprio così velocemente, prima di parlare ovviamente dei passi in avanti concreti che sono stati fatti nel corso di questo summit COP26 che durerà fra le altre cose 2 settimane. Dunque Biden ieri ha mandato una frecciatina molto chiara sia all'OPEC, se vogliamo dirla, che alla Russia, in particolar modo alla Cina, dicendo che Xi Jinping ha fatto un errore gravissimo a non venire al summit visto che vuole
presentare la Cina come leader globale. Questo è assolutamente vero, nel senso la Cina si vuole decisamente posizionare come il nuovo leader globale, anche se vogliamo dire dal punto di vista tech, dal punto di vista sanitario e così via. Come interpreti la mancanza di Vladimir Putin e Xi Jinping appunto a questo summit in presenza? Ma io credo che anche qua ci siano logiche differenti. Putin ha sempre, non ha mai realmente nascosto un certo fastidio per il dibattito sul clima, perché si rende conto di avere le mani un po' sporche su questa faccenda, anche su altre probabilmente, ma su questa faccenda in particolare. Xi Jinping, a mio avviso, invece ha scelto di non partecipare in prima persona alla COP, perché fa parte questo di una strategia di posizionamento e di diciamo così non di aperta ostilità, ma certamente di tensione con gli Stati Uniti e col resto dell'Occidente, che si estende a tanti altri campi. Quindi, mentre io do una lettura dell'assenza di Putin specifica, cioè legata proprio all'oggetto della COP, interpreto l'assenza di Xi Jinping come un tassello all'interno di un puzzle più ampio, che è il puzzle delle tensioni tra la Cina e tutti gli altri, che sono tensioni che riguardano il clima, ma riguardano anche il commercio internazionale, riguardano la proprietà intellettuale, riguardano la sanità, riguardano il Covid, riguardano mille altre cose. Allora, dunque, ci sono stati ovviamente progressi a livello di deforestazione, l'abbiamo detto anche in apertura di questo blocco, e poi ovviamente il cosiddetto Global Methane Pledge, accordo appunto sulla riduzione delle emissioni di metano del 30% entro la fine del decennio. Volevo capire, sono passi concreti, non lo so se hai avuto modo di vedere anche i dettagli, sono passi concreti o meno? Io credo che siano passi abbastanza concreti. Dei due, quello più importante è quello sul metano, penso, e anche quello concretamente più difficile da mettere in atto. Chiaramente il tema della deforestazione è un tema fondamentale, che riguarda le attività di una serie di paesi, a partire dal Brasile, che hanno chiaramente questo tipo di tensione interna, e che da un certo punto di vista dicono se voi resto del mondo ritenete che le nostre foreste siano un bene di tutti, allora contribuite anche voi a finanziariamente a mantenerle o a riforestarle, perché io non posso permettermi di sostenerne integralmente il costo, e probabilmente c'è un grano di verità in questa posizione. Per quanto riguarda le emissioni fuggitive di metano, invece, credo che sia un accordo fondamentale. Naturalmente poi bisogna vederlo in pratica e bisogna vedere le conseguenze. Però il metano, rispetto all'anidride carbonica, che è il più noto tra i gas a effetto serra, ha il vantaggio che è meno persistente in atmosfera, ma lo svantaggio che fa molto più danno quando è in atmosfera. Inoltre, mentre la gran parte delle emissioni di CO2 derivano da processi industriali, noi guidiamo la nostra automobile che va a benzina o diesel, e la combustione della benzina o del diesel inevitabilmente produce CO2. Buona parte delle emissioni di metano sono invece legate a inefficienze nei processi industriali, come dicevo prima, per esempio perdite durante le fasi di estrazione del petrolio e del gas, oppure durante il trasporto del gas nei tubi. Quindi è da tanti punti di vista più, non dico semplice perché è complesso e costoso, ma è, diciamo, intuitivamente più urgente intervenire su questo tipo di perdite, che peraltro soprattutto nel mondo, diciamo, al di fuori dall'Europa, sono ancora molto significative. Quindi, se questi impegni troveranno effettivamente traduzione, verranno effettivamente raggiunti, come io su questo io sono abbastanza ottimista, perché credo che, appunto, come dicevo prima, tanto bla 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 rende faticoso concordare gli impegni. Ma una volta che l'impegno è preso in sede COP, grosso modo viene rispettato,
Questo credo che sia un pezzo importante di una strategia seria e pragmatica per affrontare il tema del cambiamento climatico senza lasciarsi trascinare nelle illusioni, nella pretesa di voler avere tutto subito, che sostanzialmente comporta il fatto di non arrivare, di arrivare a non avere niente mai. Ecco, se vuoi arrivare a un risultato devi arrivarci passo passo, è difficile arrivarci col salto in lungo. E quali allora rimangono le sfide? Tu praticamente hai risposto alla mia domanda. La mia domanda successiva sarebbe stata se si tratta solo di appunto bla bla bla, che ormai è il motto di Greta Thunberg. Però quali sono a questo punto le vere sfide? Poi abbiamo visto anche una proposta da parte di Kristalina Georgieva, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, che appunto ha detto: crediamo che imporre un prezzo del carbonio a livello internazionale sia molto molto importante per raggiungere gli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi, e che $65 al 2030 sia un prezzo equo e pragmatico. Anche qua si tratta comunque, secondo me almeno, di una questione molto importante. Però quali sono le sfide per il COP26 e per tutti i paesi che dovrebbero però adottare queste misure, non solo alcuni, ecco? Ecco, io credo che ci siano tre grandi sfide, no, non tanto sul COP26 in sé, nel senso che la COP, che sta per Conferenza delle Parti, è un appuntamento annuale, quindi non è che uno si può aspettare che ogni anno venga fatta la rivoluzione. Come dicevo, ogni anno si fa un passo e mezzo nella direzione giusta, quando va bene soltanto mezzo, quando va malino e nessun passo, quando va male del tutto, ma non si fanno mai passi indietro, raramente. Soprattutto dopo il 2015 a Parigi si sono fatti passi indietro. Quindi quali sono le però tre ci grandi... sono stati dei cambiamenti, e cioè il ruolo degli Stati Uniti. Ricordiamo che con l'amministrazione Trump gli Stati Uniti non c'erano. Adesso Biden nella manovra ha proposto anche 555 miliardi, credo, vado a memoria, solo per fondi legati al cambiamento climatico, e dunque qualche cambiamento c'è stato. È chiaro che ci sono dei cambiamenti nell'atteggiamento politico dei singoli paesi, e poi quando questi paesi si chiamano Stati Uniti oppure Cina, che sono i due più importanti da questo punto di vista, il cambiamento politico ha conseguenze per tutti. Ma il processo complessivo negoziale, persino negli anni di Trump, che ha fatto di tutto per mettersi di traverso, perché Trump ideologicamente diceva di non credere all'esistenza del cambiamento climatico, o comunque di non credere che fosse un problema, e quindi coerentemente non si è granché impegnato. Persino negli anni di Trump il processo è continuato, e aggiungo una cosa: persino negli anni di Trump le emissioni americane hanno continuato a scendere, nonostante gli Stati Uniti abbiano conosciuto una fase di, diciamo, al netto del Covid, di straordinaria espansione economica. E in questo contesto, quindi, ci sarà l'anno in cui si riesce a concludere l'accordo, come dire, che in quel momento appare come un successo clamoroso, ma tipicamente, per esempio è il caso del 2015 a Parigi, no? Ma tipicamente quell'accordo è il risultato di un lavoro sotterraneo che si è svolto negli anni precedenti. Quindi non è che se il 2015 a Parigi è stato un successo clamoroso, allora il 2014 è stato un fallimento. Sei arrivata al 2015 perché ci sono stati prima il lavorio nel 2014, 13, 12, 11, eccetera, no? E in questo contesto quali sono le tre grandissime sfide di lungo termine? Io credo che siano, la prima è quella che hai citato con le parole del Georgieva, vale a dire il tema del carbon pricing a livello globale, tema enorme, difficile, perché è una scelta economicamente estremamente razionale a livello globale, ma che chiaramente implica un danno per tutti i paesi che hanno o redditi molto bassi e che quindi devono essere in qualche modo sostenuti in queste iniziative, oppure che derivano una parte significativa del loro PIL dalle attività minerarie, in particolare nel mondo dei fossili. Secondo grande tema è il superamento, la riduzione quantomeno significativa dei cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi, dei sussidi alle fonti fossili, che contrariamente a quanto si crede e quando se ne parla, sono in grandissima parte sussidi al consumo di energia, cioè il fatto che la benzina o il gas in alcuni paesi, dalla Russia all'Arabia Saudita,
hanno un costo irrisorio e sostanzialmente finanziato attraverso i contribuenti di altri paesi che pagano le royalty per l'estrazione del petrolio, del gas, eccetera. Terzo grande tema è quello che ha toccato Bill Gates in un editoriale del Financial Times un paio di giorni fa, cioè quello dell'innovazione. È impensabile arrivare a net zero senza avere un enorme contributo da parte di tecnologie che ancora non abbiamo o che abbiamo soltanto in forma prototipale e che vanno sperimentate, rafforzate, prodotte su larga scala e così via, dalle rinnovabili al nucleare, alla cattura e sequestro della CO2. Assolutamente sì, ci tenevo a ribadire per i nostri telespettatori che questa volta ovviamente è stato coinvolto anche in maniera importante il mondo corporate. Anche Jeff Bezos ha promesso ben 2 miliardi di dollari per ridar vita ai terreni degradati dell'Africa e dunque qua è fortemente coinvolto anche il mondo corporate, anche Larry Fink, il CEO di BlackRock, lo stesso ex governatore della Bank of England Mark Carney, che adesso ha diverse attività finanziarie, anche lui ha preso delle posizioni importanti e dunque qua stiamo vedendo anche l'importanza appunto del mondo corporate e si spera che ci sarà una regolamentazione molto precisa, a parte l'SFDR che è già una regolamentazione mini, se vogliamo chiamarla così, per poter capire quale aziende effettivamente sono sostenibili e meno, però ci vogliono dei criteri molto molto precisi. Carlo, ovviamente ultimissima domanda per la conclusione. Ecco, questo processo di transizione ecologica che sembra molto importante, ovviamente stiamo vedendo anche quanto più rappresentato sia il COP26 sui media internazionali, nazionali e così via, che impatto avrà questo sui prezzi del petrolio che attualmente sono decisamente alti? Questa è una domanda da 1 milione di dollari e in parte la risposta dipende da qual è l'orizzonte temporale, cioè ci stiamo interrogando su quale sarà il prezzo del petrolio e del gas a gennaio o su quale sarà il prezzo del petrolio e del gas a gennaio 2030. È chiaro che la risposta è molto diversa. Se tutto va bene, a gennaio 2030 avremo molto meno bisogno di petrolio e gas e quindi qualunque sia il loro prezzo, la nostra economia tutto sommato sopravviverà. Esattamente come già oggi noi siamo molto meno sensibili rispetto al passato, rispetto agli incrementi dei prezzi dell'energia. I rincari che stiamo vivendo in questi mesi, che hanno visto in Europa per esempio il gas moltiplicare per 4, per 5 il suo prezzo, oggi ci fanno male, ma ci fanno male, come dire, e ci massaggiamo e ci mettiamo il cerotto. Lo stesso rincaro negli anni 70 o negli anni 80 ci avrebbe, non dico ammazzati, ma mandati all'ospedale. Quindi già ci rendiamo conto di come è cambiata la struttura della nostra economia e il rapporto che abbiamo con le fonti di energia. Certo è che ci sono alcune delle politiche legate alla transizione che rischiano di avere effetti negativi, nel senso che di far crescere troppo i prezzi e quindi creare delle situazioni in cui bisogna correre ai ripari. Una parte della spiegazione degli alti prezzi dell'oil and gas che stiamo vivendo in questi giorni sta nel sottoinvestimento nella ricerca di nuove risorse negli scorsi anni. È chiaro che tutti vorremmo liberarci istantaneamente dei fossili, ma visto che questo non è possibile, è meglio mettersi nella condizione di avere quelli che ci servono. Che sicuramente è anche un processo molto molto costoso, per carità. Costoso e lungo. Uno non è pensabile di trasformare i nostri sistemi energetici e tutto il modo in cui produciamo e consumiamo energia in breve tempo. Ancora una volta sono trasformazioni che avvengono gradualmente e che quindi di fronte a shock improvvisi tendono a creare dolori e problemi. E dunque dobbiamo assolutamente andare in pausa pubblicitaria, però volevo farti questa domanda concreta: si tratta di misure introdotte concrete questa volta, di azioni intraprese concrete e non solo di bla 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 come appunto dice Greta, sì o no? Sì, si tratta di misure concrete e io su questo sono la penso diversamente da Greta, cioè anche il bla 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 è concreto, perché il bla 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 vuol dire fissare degli obiettivi, poi come raggiungere l'obiettivo non lo può decidere la COP, non lo possiamo decidere a livello globale, ognuno lo decide per sé,
L'importante è essere d'accordo che tu hai un obiettivo e lo devi raggiungere. Grazie mille a Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione, anzi forse vale la pena fare un aggiornamento alla fine del COP quando avremo ovviamente tutte le misure sul tavolo. Molto volentieri, grazie a te e un saluto a tutti.